Eccoci qua, buonasera, ciao Leonardo, ciao Giorgio, Buonasera. benvenuti a tutti, grazie a Margherita e a Giulia in regia come al solito. E si stanno collegando le persone, avevamo più di 200 iscritti, quindi ecco, soffiato è sempre una garanzia, soprattutto perché le persone si aspettavano che fosse collegato dalla vasca da bagno, che avesse con sé il pane fatto stamattina, che quello immagino forse ce l'hai. Magari ne parliamo dopo dell'alveolatura, dopo che abbiamo parlato di funnel, parliamo di alveolatura. Ho chiesto a Leonardo, Leonardo è il nostro CMO e ne capisce qualcosa di marketing B2B, quindi diciamo mi darà una mano poi a farti un po' di domande e anche a raccogliere le domande che arriveranno dalle persone che ci stanno guardando. Allora, sono tra il timoroso e il titubante a passare la parola a Giorgio Soffiato e a dargli lo schermo, perché non ho visto le slide, quindi ragazzi, potrebbe essere successo qualsiasi cosa. Stamane mi ha scritto soltanto, aspetta, come mi hai scritto? Questa è da riferire. Te li friggo, qualcosa del genere. Ah, lì friggo, sì, si riferiva a voi partecipanti, lì friggo, quindi siamo tutti in attesa di capire come possa friggervi con le sue slide. Allora, funziona. Leo, noi spegniamo le webcam, chiudiamo i microfoni per evitare rientri, lasciamo la parola a Giorgio, siamo qua, eh. E via via a tutti i partecipanti, se volete fare domande, usate lo strumento per fare le domande direttamente dentro GoToWebinar. Le vede anche Giorgio, quindi le giriamo internamente sulla chat e basta, tutto qua. Lasciamo a lui la parola e vediamo poi di fare una discussione. Giorgio, ti sto passando lo schermo. A dopo. Ecco a te. A tra poco. Ciao. Bene, vediamo. Buongiorno a tutti. Provo ad andare sulle slide. Io mi ricollego WhatsApp, così se ci sono cose tu mi dici su WhatsApp adesso. Tranquillo, tranquillo, Se tutto tranquillo. va Se bene, qualsiasi voi cosa si dovreste scrive su vedere WhatsApp. lo schermo Benissimo, si vede interno. perfettamente. Ovviamente voi non vedete il pannello che vedo solo io, giusto? Esatto. Ok, quindi io mi tengo aperta la chat qui, scusatemi, rimpicciolisco, starò, mettiamo qua, va bene. Buongiorno a tutti, ciao, fate bene, tranquillo, fai ovviamente bene Mirko ad essere preoccupato, perché lo sono anch'io, e perché la chiacchierata che segue, vediamo se, ok, adesso ho anche il controllo delle dita, è una chiacchierata sul tema tendenzialmente complesso, che però su cui io provo a raccontarvi più che quello che so, che è poco, quella che in realtà è una mia visione, ok? Voi mi confermate che io non sto parlando al vento, ma sto parlando all'umanità, quindi Mirko, se non Vai, senti, serenissimo, sentiamo ok? super bene e tutto È molto tutto. chiaro. Allora, io quello che vi posso dire è che lavoro nel marketing digitale da un pochino e da un po' di tempo sento due cose. La prima è che è l'anno dell'e-commerce e la seconda è che i dati sono importanti. Forse è veramente l'anno dell'e-commerce perché o vendi in e-commerce o non vendi più, quindi ci voleva la pestilenza per muovere l'e-commerce. Sul tema dei dati, il mio pensiero è più o meno questo qua, cioè il fatto che bene o male è vero che data is new oil, ma parliamo più o meno di olio di palma, no? Nel senso che i dati sono il nuovo petrolio nel momento in cui li sai utilizzare, e il pensiero che ho io è che la capacità di utilizzare i dati da parte delle imprese sia in realtà poca o nulla. Okay? Quindi questa è la riflessione da cui partiamo e cerchiamo di contestualizzare questa cosa in due ambiti, no? Il primo è quello del mondo del marketing ai tempi del digitale, il secondo è quello dei contesti business to business. Noi come Marketing Arena, che è una realtà che io in questo momento dirigo e che ho anche fondato, abbiamo fatto un investimento sul B2B, nel senso che organizziamo un evento che si chiama B2B Day, insomma ci lavoriamo da un po', ma non è minimamente intenzione mia fare la marchetta, però la mia intenzione è quella di cercare di raccontarvi cos'è il B2B secondo me, per contestualizzare un po' la situazione, e principalmente parliamo di contesti in cui delle aziende vendono qualcosa ad altre aziende. Questo è il punto di partenza sul quale noi cerchiamo di andare a lavorare. E volevo partire da una bottiglia di Prosecco, tra l'altro
la marchetta la faccio al mio cliente perché è un prosecco buono che si chiama Sorelle Bronca. E per farvi capire che in realtà il tema del B2B è un tema oltre che estremamente affascinante, forse uno dei pochi oceani blu, no? Per chi ha letto questo libro troppo citato, comunque uno, un terreno meno utilizzato, meno contaminato di altri. Sicuramente B2B significa contesti di hotel e ristorazione per una bottiglia di prosecco, ma non solo. Significa anche contesti per cui la ristorazione è in qualche modo raggiungibile dalla stessa bottiglia di prosecco tramite un distributore. Ed oggi un distributore, come può chiamarsi Polo Ristorazione, che raggiunge il mio ristorante al Trovatore dell'Alto Veneto, è in realtà un contesto, un sito web che comprende anche un e-commerce B2B, quindi strumenti, tecnologie che dovrebbero essere del B2C, che in realtà si palesano anche nel B2C, nel B2B, come ad esempio quella dell'e-commerce. Ma è anche un contesto di grande distribuzione, quindi è un contesto in cui abbiamo dei player, come ad esempio questo gruppo Meregalli, che può portare a sua volta al contesto di Horeca la stessa bottiglia di prosecco, che ancora una volta muove verso una direzione come può essere quella della grande distribuzione organizzata, quindi ad esempio di Esselunga. Questo per farvi capire che B2B significa in realtà un contesto di estrema complessità, ok? Un contesto in cui la situazione non è solo quella che stiamo vedendo, ma è anche tutto il mondo, ad esempio, delle flotte aziendali, quindi ogni concessionario, ogni dealer del mondo automotive ha un impianto di flotte, ok? Quindi anche questo, per quanto mi riguarda, è B2B, così come un'azienda che fa un mestiere del Made in Italy estremamente interessante, che è quello di sviluppare macchinari per tagliare il marmo. Okay? Questa azienda si chiama Breton e stamattina, 2 ore fa, per finire le slide, fare le slide, sono andato a vedere il sito di Breton e ho visto che loro comunicano un restyling del loro brand. Ok? E mi è sembrata una cosa molto interessante perché significa che la cultura della comunicazione, che è una delle 4P del marketing, secondo Philip Kotler, a cui noi in qualche modo ci rifacciamo, la cultura della comunicazione sta arrivando pesantemente anche nel B2B. Quindi è tempo per chi fa B2B di comunque muovere all'interno di quelli che sono gli elementi del design e della comunicazione, appunto. Così come un'azienda che io vi dico la verità, fino a qualche tempo fa, quando mi hanno chiamato, non conoscevo, che si chiama DNVGL. Ed è un'azienda del B2B più estremo, perché è un'azienda che lavora nel mondo delle certificazioni tendenzialmente, di quelle robe là, molto nel navale, ad esempio. E giusto per darvi una dimensione, DNVGL ha 12.000 dipendenti. Quindi parliamo di mastodonti, tendenzialmente, con mercati ampi, con fatturati importanti, che possono fare la differenza nel nostro mercato. Parliamo di un mercato funzionante, vivo, florido, okay? Di un bel mercato. E ho trovato quest'altra azienda, questo è un progetto che io non ho mai visto, ma l'ho rubacchiato da un sito, perché mi piaceva l'idea di un altro e-commerce B2B di cuscinetti e componenti, ok? Quindi tutto un mondo di gente, tra l'altro questo è un e-commerce fatto con Magento, che è una tecnologia comunque interessante e neanche da 1000 euro, no? Come impostazione di costo. Quindi mi sembra che il mondo del B2B in realtà abbia in qualche modo una storia da raccontare, no? Quindi mi piace dire il B2B è dappertutto, perché se ci pensate, un hotel che lavora con un tour operator, ma anche con una OTA, no? Con un'online travel agency, così come qualunque realtà che oggi sviluppi contesti di delivery e magari un panificio che fa una fattura a un'azienda perché porta il pranzo ai dipendenti, quello è comunque B2B. Quindi il B2B è veramente dappertutto. Cerchiamo di tornare un secondo al prosecco, torniamo al nostro schema di prima. Il nostro schema di prima vede questa situazione. E perché cominciamo ad aver motivo, ad aver ragione di parlare di dati? Perché in questa situazione abbiamo degli agenti che caricano ordini, abbiamo dei ristoranti che telefonano e vogliono prosecco e abbiamo una grande distribuzione organizzata che vuole tracciare i propri carichi. Quindi, in assenza di un'infrastruttura di qualità, di gestione del dato, sostanzialmente il mio piccolo cliente da 2 milioni di fatturato si schianta ai 200 all'ora. Quindi, prima di tutto, il tema del dato è che il dato non permette tanto di analizzare performance quanto di governare l'azienda. Questo mi sembra un
punto che almeno a mio parere va sottolineato. E quindi cos'è il data-driven marketing? Boh, cioè, chiaramente è una buzzword troppo abusata, però sicuramente non è Houdini, no? There's no magic in data-driven marketing. Nella mia idea, nel mio approccio, non è neanche quel pippone che io potrei attaccarvi prendendo l'articolo di Harvard Business Review e raccontandovi che dobbiamo choose the right data, ok? Oppure transform your company, quindi che dobbiamo fare delle cose che però si capiscono mai, no? Tendenzialmente. E quindi quello che posso fare io è raccontarvi un po' una visione, diciamo, pane e salame dell'approccio data-driven. E una visione pane e salame dell'approccio data-driven è una visione che ci porta a raccontare il data-driven marketing come un'infrastruttura. Cosa significa? A mio parere significa prima di tutto iniziare o ragionare un'analisi delle relazioni che ha la nostra azienda e del flusso di vendita del nostro prodotto. Perché a mio parere il flusso di vendita del prodotto e servizio, il patrimonio di relazioni e la cultura aziendale verso l'interno sono le tre cose che compongono un'azienda davvero, non c'è altro. Non è il contesto di comunicazione, cioè questa roba qua è quello che, amalgamato dal brand, in qualche modo fa succedere le aziende davvero. E quindi io ho pensato che poteva essere interessante intanto capire all'interno di quella silo mentality o mentalità silos come sono fatte le relazioni che un'azienda ha, ad esempio in un'ottica di prospect, in un'ottica di lead, in un'ottica di cliente, in un'ottica di advocate, no? Qualcuno di quelli che staccano le fatture importanti starebbe qua, le chiama user personas o archetipi, no? Sicuramente capire che si tratta di quattro figure, ma così possono essere 8 o 26, estremamente diverse, mi sembra un punto di partenza abbastanza importante. Quindi la prima cosa da fare è mappare, capire quali sono appunto le mie user personas. Io ho preso per fare un esercizio assieme a voi per vedere se funziona, ho preso un prospect e ho preso come caso del mio esercizio data appeal. Quindi il target prospect di data appeal potrebbe essere un CMO, quindi un chief marketing officer con un budget per implementare la marketing technology o una buona conoscenza della stessa. Cosa significa? Grazie Significa per che il buona. Grazie cosa? per il buona. Esatto. Quindi questo chief marketing Questa ce la officer fai pagare la consulenza? Questa arriva consulenza ce la fai pagare o fattura, no? state tranquilli che Ah. arriva fattura. Questo chief marketing officer sostanzialmente si trova l'amministratore delegato che se n'è andato a uno di quei convegni in America super costosi e gli hanno detto MarTech will increase 200% in the market e quindi ha fatto una riunione e ha detto dovete montare la marketing technology. Sto povero Cristo del CMO si mette alla ricerca, scrive su Google e per qualche motivo trova Data Appeal come un player di riferimento nel mondo della marketing technology. Quindi la prima cosa che io devo fare è capire qual è la situazione della mia customer base, dove per customer base intendiamo un mondo di utenti esistenti e potenziali ai quali poter raccontare una storia di marketing, ai quali proporre il mio prodotto. Quale prodotto? Quindi io devo capire che prodotto posso pensare di proporre al mio prospect. Quindi qual è il prodotto o servizio che Data Appeal sviluppa, la soluzione che Data Appeal propone per il mio magico CMO, in questo caso è la data visualization. Quindi uno dei servizi che Data Appeal fa e che in qualche modo vogliamo pensare di poter proporre al nostro target. Quindi, dopo aver mappato le mie user personas, devo sapere quali prodotti per queste persone possono essere in qualche modo interessanti. La terza cosa da fare è mappare la journey, cioè capire come questa persona, e questo viene da un libro che si chiama Breakthrough Advertising, come questa persona si relaziona rispetto al mio prodotto, in che stadio della sua awareness rispetto al problema la persona si trova. Cioè questa persona è unaware, quindi non sa di aver bisogno di data visualization, oppure è product aware, perché ha sentito dire che la data visualization di Data Appeal è la miglior soluzione sul mercato.
Ovviamente fare marketing su una persona unaware o su una persona most aware, cioè che vuole comprare da voi, è una condizione estremamente diversa. Quindi noi dobbiamo capire in quale stage della sua awareness questa persona si trova. Scusate, ho bevuto. Quindi customer, quindi prodotto, quindi journey. Da ultimo, come faccio io a intercettare a livello strategico, quindi nella costruzione di un impianto strategico, questa persona? La intercetto con, ad esempio, un evento sulla data visualization. Perché? Perché ho capito che il contesto culturale in cui il mio CMO si muove è un contesto in cui lui sa di avere un problema di dati, perché continua a sentir dire che i dati sono importanti, che gestire i dati è fondamentale. Lui sa di avere un problema di dati, ma non sa qual è la soluzione. Quindi io vado a lavorare, come dicono quelli bravissimi, upper funnel, cioè nella parte alta dell'imbuto di conversione per andare a costruire una dimensione di awareness o di notorietà, e quindi costruisco un evento sulla data visualization. Quindi, strategy. E voi dite, cacchio Giorgio, bravo, parli di dati, neanche un numero nella presentazione. Fuggi dai dati, più o meno. Sicuramente l'impianto è un impianto in cui ci sono altri due indiziati molto importanti. Il primo è il CRM, perché oggi senza un'infrastruttura di CRM, ERP, comunque un'infrastruttura di gestione di quello che Mirko Lalli chiama il data lake, cioè della base dati sia owned data, quindi dati proprietari dell'azienda, che leased data, cioè presi a prestito, che public data, no? Quindi dati open che potrebbero essere presi dappertutto. Senza una gestione, un'infrastruttura tecnologica di gestione non ne veniamo fuori, ma nella parte alta delle mie slide abbiamo anche tutti quei player tecnologici che producono, rielaborano, impattano nei nostri dati, no? Un po' come il dato di Schrödinger: una volta osservato il dato cambia. Perché? Perché quando un tag manager, un SAP, un SaaS, un Salesforce, un Facebook mi lavorano un dato, pensate semplicemente al pixel di Facebook, se volete poi su questo torniamo. È chiaro che ormai esiste un'interrelazione totale. Io credo che pochi abbiano capito che Facebook lavora molto di più sui siti esterni che dentro la piattaforma. Perché? Perché lavorando con i pixel, oggi Facebook è un killer del remarketing, no? Questa è un po' una delle sue grandi funzioni. E quindi cosa significa in un contesto come questo sviluppare un approccio veramente di data marketing? Per me significa una roba così, però molto più complicata, solo che se non volevamo stare qua fino alle 8, e tra l'altro io ho paura di sbagliare con Excel ogni numero, quindi è la slide che mi vede sicuramente più teso, però ho voluto fare un esercizio con voi. Allora, la prima cosa che nessuno fa è capire, dimensionare il mercato. Quanti CMO ci sono in Italia? Boh, ho inventato un dato 100.000, però se noi non sappiamo quanto grande è il mio mercato, scusatemi, quanto grande è il nostro mercato, non possiamo in algun modo fare delle assunzioni, fare delle prese di posizione. Quanti possono voler cambiare il proprio database software o implementarne uno nuovo? Facciamo il 9%, diciamo che un CMO su 10 più o meno può avere un tema, può avere un interesse verso il mondo della data visualization. Quindi ci sono 9.000 persone che in qualche modo in questo momento si dimostrano potenzialmente calde, no? Lead caldi, hot lead, lead attacked. Poi passo, vedete che ho cercato di collegare la parte precedente, passo nell'area prodotto e lavoro nel mio business plan. Queste sono solo alcune domande di riferimento che ci portano a una matematica, veramente potrebbero essere mille. Quanto costa il mio prodotto? Il mio prodotto costa 50.000 euro. Quindi il mio fatturato potenziale, dato dai CMO italiani più per il prodotto, per il costo del prodotto, è di 450 milioni di euro. Qual è il punto? Il punto è che la mia quota di mercato è del 5%. Quindi il mio fatturato atteso, visto che io sono già un player del mercato, è di 22 milioni e mezzo. So che non state capendo niente, neanche io, però poi ve la riguardate. E il mio obiettivo in realtà potrebbe essere di un aumento dell'1% della mia quota di mercato. Quindi devo andare a trovare 4 milioni e mezzo di euro di vendite. Per andare a trovare, cosa faccio? Ho bisogno di 10.000 iscritti come obiettivo al mio evento, che è l'evento di cui abbiamo parlato prima, il bootcamp sulla data visualization, perché immagino di creare da lì un punto di partenza di un funnel che mi possa tornare in qualche modo interessante. Se
Se il mio conversion rate da pay per click, quindi se il mio conversion rate da campagne è di una persona iscritta all'evento ogni 100 click, significa che io avrò bisogno di 1 milione di click per portare 10.000 iscritti all'evento. E se il mio costo per click è di 1 euro, mi servirà 1 milione di euro per avere questi iscritti. Questi iscritti però non mi permettono di fare la spesa al supermercato, non sono voucher per mangiare, quindi devo capire come scendere nell'imbuto di conversione. E quindi sviluppo alcuni marketing KPIs, degli indicatori di marketing. Ad esempio, farò un follow-up commerciale, quindi telefonerò a tutti gli iscritti per provare a vendergli un appuntamento, per provare a incontrarli e vendergli il software di data visualization. Questi numeri sono aleatori, ma non folli, nel senso che magari un 5% di appuntamenti è un po' alto, però sarà 2%, non è, sono numeri matti, ok? Quindi ottengo effettivamente su 10.000 telefonate, 500 appuntamenti effettivi. Se per ogni appuntamento effettivo, ogni 10, 100 appuntamenti effettivi, il mio tasso di vendita, il mio tasso di chiusura contratti è del 20%, vuol dire che io svilupperò 100 vendite. Quindi un fatturato di 5 milioni di euro, con un costo di marketing di 1 milione che vedete nelle righe sopra, quindi un fatturato meno costi marketing diretti di 4 milioni. Questo è uno schemino che nella mia testa, vi dico con tutta l'umiltà possibile, perché non lo so cos'è il data driven marketing, nella mia testa è questa roba qua. Cioè è la costruzione di un piano che ci possa permettere di lavorare su questi dati. Dati che poi sono per ognuna di queste righe almeno decuplicabili, perché possiamo entrare nel costo per click, vedere i singoli media o canali, possiamo vedere come è fatto il conversion rate dell'evento, possiamo lavorare dentro fatturato, possiamo lavorare nel flusso di nurturing per migliorare il numero di appuntamenti sulla base dei follow-up che abbiamo sviluppato. Cioè ci sono almeno 100 cantieri dentro questa slide che, almeno a mio parere, è l'unica slide che potrebbe portarvi un po' di valore, nel senso che il resto è chiacchiere, però questo se io, quando io lavoro, lavoro davvero così. Quindi se io porto dei risultati, li porto sulla base di progetti che lavorano molto più su Excel che su PowerPoint. Quindi operativamente il mio tema qual è? È un tema di traffico, è un tema di piattaforme ed è un tema di CRM, ok? Dove per piattaforme intendo molto di più piattaforme front-end, come possono essere siti web, okay? O qualcosa di simile. È chiaro e palese che se io sono una PMI, lavorerò molto di più su cose come Google e Facebook, come WordPress e Shopify, come Zoho o ActiveCampaign a livello di CRM. Se io invece sono una grande impresa, cambia poco a livello di piattaforme che mi forniscono il traffico, ma saranno Oracle, Adobe e Magento le mie piattaforme di sito web, così come saranno Salesforce e Oracle, le piattaforme di CRM. Una situazione un pochino diversa, ok? Quella che in qualche modo vediamo. Quindi, in realtà quasi finito, io vedo che il 33% delle aziende non ha una cultura del dato. La fonte sono io che osservo, quindi non sono l'osservatorio, sono io che vado in giro per le aziende. L'altro 33% non integra bene i dati in un contesto di BI. Questo è un problema drammatico, nel senso che le aziende hanno i dati del sales, i dati della comunicazione, i dati del sito, ma questi dati non si parlano. E se si parlano non li guarda nessuno. Infatti questo è un po' come pulirsi il sedere con un sacchetto di coriandoli, nel senso che è un'azione che va a sprecare tutto quello che è il patrimonio di dati dell'azienda, perché quando i dati non si parlano, ovviamente non diventano mai informazioni, ma diventano anche dati fallaci. Io vi giuro, lavoro con tantissime banche, e ve ne posso citare almeno tre che mi dicono: i commerciali hanno dati diversi dal lead generation e quindi litighiamo. Ma questo nel 2020 ed era così nel 2013, cioè non è cambiato niente. Quindi non è un tema che cambi la tecnologia, è un tema che meglio avere meno tecnologia e meno dati e decidere su quelli. Perché delle volte forse è meglio così. Ho letto recentemente un libro di una ricercatrice, di una numerologist olandese, che si chiama il più grande bestseller di tutti i tempi, e poi tra parentesi c'è scritto con questo titolo, perché parla proprio di tutte le frodi legate al mondo dei numeri, no? Ed è un libro super interessante e parla proprio di questi temi, no? Di questi bias, parola molto, molto in voga in questo momento. L'ultimo 33% delle aziende lo fa
quell'integrazione di cui parlavo, ma non utilizza al meglio le informazioni. Quindi, sostanzialmente, a mio parere, la quota di mercato di data appeal per fare un lavoro sui dati è di almeno il 99%. Nel B2B, il data scientist è una sorta di figura mitologica, no? Nel senso che, come Medusa, che è un mostro temuto dagli uomini, ma anche dagli dèi, è in realtà una figura che forse esiste pure nelle aziende, ma nessuno ha capito bene cosa fa, soprattutto perché mettere il data scientist al servizio di qualcuno, data scientist dovrebbe essere il marketing manager stesso, dovrebbe lavorare in staff al marketing manager, aiutando quasi essendo nel suo capo a prendere decisioni. Invece di solito è una sorta di specialist di bassa lega. E questo è un tema molto importante. Quindi io penso, per dirla tutta, che il problema del data-driven marketing nel B2B sia un problema né operativo né tecnologico né di processo, ma sia del tutto un problema culturale. Okay? Questa è la riflessione che ho. Ho finito. Allora, fammi vedere quante persone ci hanno abbandonato. Ah, No, niente, in nessuno. realtà sono cresciute, quindi in realtà non li hai fritti tutti. Leo è ancora vivo? Leo, sei là? Sì, sono vivo. Infatti, se non ci sono cose, rompo il ghiaccio io con un'idea per Giorgio. Allora, Vediamo se qualche gli domanda conviene. c'è, sì, però rompilo pure tu, Ok. rompi pure tu il ghiaccio. No, vabbè, io volevo dirti, se torni indietro al famoso schemino su Excel, no? Che è quello che più o meno tutti facciamo prima di imbastire qualsiasi cosa, no? Cioè, tutti quelli, insomma, pane e salame come noi, no? Per esempio, provo a dirti come si potrebbe usare il data-driven marketing, o come si possono usare i dati. Per esempio, quanti CMO ci sono in Italia? Ok, questo numero qua, no? Quanti possono voler cambiare? Quanti possono voler cambiare il data viz software e presentarne? Questo, secondo me, è il punto debole, no? di questo giochino. Perché debole, tra virgolette, perché è un assumption totale. Cioè, qui non sono dati, ma è un assumption. Tu dici, secondo me, 9%, no? Però secondo me qui, per esempio, ci sono delle soluzioni, ora, senza voler portare l'acqua al nostro mulino, ma ci sono diverse soluzioni sul mercato, non semplicissime da implementare, e questo ovviamente è un tema culturale prima di tutto, che possono permetterti di fare un lavoro di qualificazione di questa domanda, no? Quanti sono davvero quelli che possono voler cambiare il data viz software? Come fai a saperlo? Non puoi fare questa domanda a 100.000 persone, no? E non puoi nemmeno, potresti fare un sondaggio. Fai un katikawi, diciamo, fai una cosa, però lascia un po' il tempo che trova. Allora cerchi di fare una sorta di qualifica a partire dai dati che le persone magari lasciano in giro, no? Che si trovano, e tu magari riesci a fare un minimo di qualificazione un pochino più orientata ai dati di questo numero qua, che poi ti sposta tutti gli altri numeri, perché in effetti fare un assumption di questo tipo può essere rischioso. Non so come la vedi, se secondo te è una cosa che ha senso quella che ti dico, oppure Guarda, no. ti Posto do due. che le aziende abbiano le capability per fare questa roba qua, cioè che abbiano la cultura per fare questa roba qua, che dici, tu dici, è vero che il data scientist dovrebbe essere nel mondo perfetto anche un assistente del CMO, quando il data scientist sa un pochino che cosa vuol dire il marketing, no? Ti dirò due cose. La prima è che sono talmente d'accordo che io mi sono comprato un libro di Vanni Codeluppi, che è un sociologo bravo, e lui ha scritto un libro che è tutto dedicato a un altro sociologo francese che si chiama Baudrillard. E a un certo punto fa un passaggio e lui dice: Baudrillard sostiene che, anzi, vuole negare il fatto che le persone acquistino manifestino i loro bisogni sulla base dell'utilità economica che un prodotto ha, che è un po' quello che viene dalla teoria della razionalità limitata nell'economia. E io sabato scorso ho scritto a Vanni Codeluppi, no? Ho cercato la mail su Google, che già è un dato, e gli ho scritto e ho detto: guarda, non volevo capire bene sta roba, perché secondo me
il tema della sociologia, io l'ho approcciata da lì, no? Cioè, il tema della sociologia, dell'analisi che una volta si faceva con i focus group, quando le aziende erano ricche e le persone erano meno, quelle che palesavano bisogni, è un tema che viene molto poco sviluppato nel marketing. Quindi, e lui mi ha risposto, incredibilmente, mi ha detto sì, mi ha detto che questa parte analitica è una parte del tutto ignorata. E credo che questi, che forse quelli a cui tu riferisci, sono quelli che qualcuno per fare il figo ha chiamato small data, no? Quindi tutti quei dati un po' anche che alla pollicino lasciati per la strada. Sono quei dati che ti fanno vedere, ad esempio su Google Trend, su uno strumento banalissimo, che in questo momento un concessionario auto ha la possibilità di non fallire igienizzando le auto, ad esempio. Perché se tu cerchi igienizzazione auto in questo momento, il numero di ricerche è schizzato, i service sono aperti, quindi i concessionari sono aperti per dare servizi e officina, e quello è un bisogno che le persone hanno. Io dico sempre fish where the fish are, cioè non potrai risolvere un problema di marketing se questo problema di marketing non c'è, se la domanda non esiste. Okay? Oggi nessuno compra un Audi A3, la gente non la vuole l'Audi A3, e quindi non gliela venderà neanche Philip Kotler, okay? A meno che non abbassi la leva prezzo talmente tanto e vendigliela a 4 euro, allora la compro anch'io. In questo momento, in questo contesto, quindi la gente vuole igienizzare le auto, fare il tagliando e capire se gli si sono valizzate le gomme dopo 40 giorni che la macchina ferma, domanda che ho anch'io per la mia macchina. E quindi è lì che deve lavorare il buon dealer. Sicuramente Data Appeal o chi per Data Appeal può raccontare a un dealer o a una casa madre che lavora con i dealer questa cosa qua. Quindi a mio parere è super importante. Quello che voglio dirti è che sono super d'accordo con questa cosa qua. Mancano però strumenti agili ed actionable, o almeno manca la comunicazione degli stessi, perché per Facebook abbiamo capito come si fa a farsi ognuno di noi una pubblicità o una stories su Instagram, anche in pubblicità. Però io non ho trovato uno strumento di data analytics, non infrastrutturale, ma di comprensione del dato, data understanding, che sia facile da comprendere e molto azionabile o facile da utilizzare. Non è polemica, ma vi lancio un assist su questo. Beh, ti faremo una demo. Poi dirai se l'hai trovato. Sì, Grazie. No, assolutamente ma sì. Allora, vediamo le domande che sono sono arrivate. d'accordo. Vai, vai. Allora. No, niente di significativo. Eccola qua, questa più interessante. Allora, domanda, boh, te la giro così com'è. Non è forse più efficiente usare l'approccio data-driven per lavorare sul mio target specifico in modo qualitativo piuttosto che quantitativo? A parte che la domanda è complicata, secondo me dipende dalla dimensione, dal target e da 2000 cose, nel senso che sì, sicuramente la qualità è meglio della quantità, però la qualità bisogna potersela permettere, no? Nel senso che il rischio, almeno a mio parere, di un approccio qualitativo è legato alla significatività statistica del dato, no? Nel senso che un approccio qualitativo è in realtà un approccio che potrebbe fare in modo che le persone ti raccontino una storia che è in realtà diversa da quella dell'osservazione di un campione più ampio, no? Quindi quando prima parlavo di bias è probabilmente questa cosa qua, cioè l'analisi qualitativa che è un po' in realtà simile a quelli che appunto erano i focus group, barra i questionari e quant'altro, è un'analisi che in realtà è molto influenzata dall'analista, no? Quindi il punto qual è? Che se io mi posso permettere di intervistare 10, 100, 1000 persone, comunque non è detto che lì la cosa funzioni. E proprio in quel libro che citavo prima si citava il grande granchio preso in una delle vecchie in realtà elezioni americane, in cui tutti i sondaggi avevano detto che avrebbe vinto un presidente, in realtà ha vinto un altro. E questo è stato uno dei grandi granchi. Perché? Perché le persone, il campione intervistato era un campione che in realtà non rispecchiava quella che era la situazione. Quindi il tema del campionamento quantitativo spesso batte un campionamento qualitativo, perché nella qualità molto spesso l'analista, almeno a me succede quando voglio far passare un'idea ai miei dipendenti e farmi dire che è fighissima, gliela racconti talmente bene che ti dicono che è bella, però in realtà il giudizio del mercato poi è un giudizio spesso molto più complicato, no, di altri. Sì, allora ti faccio una domanda che per noi è molto, diciamo, fondante alla base di tutto quello che facciamo.
Noi fin dall'inizio abbiamo scelto un approccio quantitativo, cioè un approccio big data, piuttosto e qualitativo, ma da un altro punto di vista. Quindi noi raccogliamo tutto, raccogliamo tutti i dati e su quelli, attraverso appunto i nostri meravigliosi data scientist, tiriamo fuori del valore su tutti i dati. L'approccio inverso è quello statistico, quindi io mi costruisco il campione di riferimento su quello. Dal campione è proprio esattamente l'opposto, no? Parto da un campione, lo proietto sull'universo, io invece voglio avere l'universo e capire come si comportano determinate dinamiche. Questa modalità di approccio, quindi di un approccio big data da un lato, un approccio statistico dall'altro, tu le hai incontrate nella tua esperienza in alcune aziende? Conosci casi in cui hai visto di qualcuno alla base di strategie di marketing, l'analisi di dati e che hanno avuto successo o non hanno avuto successo? E poi ti faccio anche l'altra domanda, rispondi nell'ordine che vuoi. Come mai spesso in tutti hai sempre la slide che dice il funnel è morto? Scegli Allora, lascio quale quella rispondere seconda per prima pure. perché mi ricorderete, per quella a cui risponderò meglio, quindi penso che sia la seconda. No, in realtà i due approcci, secondo me, sono due approcci sì, appunto fondanti nel loro impianto teorico. Io credo che l'approccio in realtà statistico, quindi più lontano da Travel Appeal, sia un approccio che si incontra molto spesso, perché io penso che un approccio come quello di un Google Analytics in realtà sia anche parzialmente statistico, perché un Google Analytics, così come altri, come Facebook, ad esempio, in realtà non tutti sanno che loro sviluppano dei campionamenti sui dati, quindi l'analisi, ad esempio, di Google Analytics non è un'analisi puntuale, tant'è che molti sviluppavano nella Web Analytics una volta quella che era, e ci si tornerà per il tema dei cookie, un Analytics client side, scusa, server side, cioè una volta si faceva web analytics col sito sul mio server sostanzialmente, no? Quindi non basato sul sito web, perché era un'analisi che ancora alcuni oggi hanno con Adobe, ad esempio, era un'analisi puntuale del dato e non un'analisi campionata statistica. Invece l'altro approccio, che è un approccio che io ho visto usare, ad esempio, nel mondo delle banche per vedere quelli che sono i comportamenti dei consumatori, ma lo fanno anche le televisioni pay per click, cioè le televisioni a pagamento, in abbonamento e quant'altro, è sicuramente un approccio quasi di ingegneria inversa rispetto al dato, no? Quindi è un approccio in cui si vanno a cercare delle correlazioni che sono delle correlazioni interessanti. Quindi secondo me dipende molto dall'oggetto di indagine che in qualche modo uno ha. Cioè, a me piace di più onestamente l'approccio alla data appeal, credo che a un certo punto per un livello di moli di dati quasi infinito, forse i due approcci vadano mixati, no? Quindi il punto è anche, penso che il vostro sia un pochino più comprensibile, ma abbia bisogno di un elemento, o meglio, presti l'assist a un elemento umano anche per la parte di finale dell'analisi, e invece l'approccio statistico tendenzialmente è un approccio che sogna la scalabilità, no? Perché l'approccio statistico sogna una modellizzazione tutta basata sulle macchine. Però questo è il mio primissimo input. E sul panel invece, cosa molto semplice, paradossalmente è anche molto simile a quello che ci siamo appena detti, perché il funnel non è null'altro che una modellizzazione che noi abbiamo in qualche modo, almeno io ho rifiutato, ma l'ha rifiutata anche, ad esempio, l'autore del libro Smash the Funnel, quindi in realtà non è una nostra invenzione, ma è più una teoria che sposiamo, ed è legata al fatto che il funnel, per come è fatto, come l'imbuto, quando voi scolate la pasta non torna mai su, ok? Quindi il funnel è previsto che porti a step successivi verso una situazione, in qualche modo, che da prospect porta a cliente o a utente fidelizzato advocate. Oggi la situazione è una situazione sempre più incasinata, quindi le persone sostanzialmente tornano indietro. Ed è per quello che questa roba sembra un cerchio e non un imbuto. E siccome il funnel funziona tantissimo in contesti che sul web fanno il paio con i marchettari fuffari, quindi gli infoprodotti, le diete, i corsi di un certo tipo, gli ebook, quella roba là, dove non tutti sono fuffari, ma che sicuramente fanno benissimo di solito vendono quella roba là. E quindi io ho cercato di rifiutare sia il modello che il tipo di prodotto sostanzialmente, perché ad esempio, in un B2B molto complesso è estremamente difficile. Io vi dico, Marketing Arena ha
a clienti che ci hanno visto 4 anni fa un evento e poi hanno telefonato a un amico e in qualche modo sono diventati i nostri clienti. Cioè, quella roba lì non è un funnel, è una brand awareness che nel tempo è talmente potente da diventare qualcosa di più. Però mi sembra molto più interessante il brand rispetto al tema del funnel, come proprio filone di studio e di analisi nei prossimi tempi. Beh, e quindi però il brand è molto più difficile da modellizzare rispetto al funnel, corretto? Cioè, come lo analizzi il reach attraverso queste cose qua? Cioè, come analizzi quello che ti torna attraverso questo che tu dici, una dinamica di brand piuttosto che una modalità di funnel? Questa è una buonissima domanda. Il punto è che secondo me se una roba, cioè se tu hai un cliente ma non riesci a misurare che ce l'hai, comunque fatturi, no? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a mio parere se un'azienda misura metà ma poi gli succedono le cose, non è tanto nella misurazione puntuale che risiede il successo quanto nel fatto di magari misurare dei CPS o CPA, quindi costi per sale o costi per appuntamento e dimenticarsi un po' di più del costo per lead o costo per click. Quindi le metriche upper funnel sono importanti solo per evitare di schiantarsi, non sono importanti per diventare ricchi. Quindi probabilmente per diventare ricchi si potrebbe misurare la metà e prendere atto del fatto che la brand equity, che secondo me non si misura perché alcuni parlano di brand lift, brand, è un casino, prendere atto del fatto che sicuramente il brand genera i lead, no? Quindi la mia risposta è misuro, so che non lo posso misurare, e però ho la netta sensazione che quando sviluppo questo tipo di campagne le cose succedono. Ho un esempio operativo: moltissimi brand con cui ho lavorato che hanno spento le campagne display, quindi le campagne banner. Ricordatevi che in last click attribution una campagna display non lavora mai, quindi vuol dire che è difficilissimo convertire dalla display, ok? Quindi convertire dai banner. Se voi però spegnete le È da campagne un po' di banner, anni. esatto, Ormai se voi spegnete display, insomma. le campagne banner, la search funziona meglio. Cioè, le campagne last click, le search, le DEM, le Facebook Lead Ads funzionano meno se spegnete i banner. Perché? Perché Perché? il brand. Perché il brand? Perché la display permette alle persone di avere un impatto di notorietà che in qualche modo abbassa i costi per lead sulle metriche di chiusura. Cioè, quella roba là è l'assist a Cristiano Ronaldo. Il cross lo fa Marcelo del Real Madrid, non vedi lui nel tabellino, vedi Ronaldo, ma senza Marcelo non fa gol neanche Ronaldo perché non arriva al cross. Complesso. Mentre uno dei casi, anche qua ti faccio due domande. Uno dei casi che ci puoi raccontare, magari se non vuoi dire il brand di maggior successo sulla comunicazione B2B che ti ricordi. E poi un'altra domanda che ti faccio invece è: che ne pensi delle varie comunicazioni un po' così d'emergenza in questo periodo? Cioè, dal plexiglass sulle spiagge a quelle aziende che tentano, in realtà sono tutte B2B in quel caso, di riposizionarsi offrendo soluzioni o comunque rimanere top of mind in questo periodo particolare. Proprio dal punto di vista della comunicazione, per il plexiglass è una cagata di per sé, per carità, ma la comunicazione di quel tipo di aziende oggi in questa situazione particolare. Parti pure da questa, poi magari parliamo del caso. Allora, è chiaro che parto da un dato. A un certo punto, 5 giorni fa, 4 giorni fa, Facebook viene inondato nei gruppi esperti da un dato che sostanzialmente dice che si è abbassato il costo per il CPM, quindi il costo per 1.000 utenti raggiunti, all'interno della piattaforma Facebook di advertising. E le persone, gli esperti cominciano a chiedersi perché no, dando la colpa a questa cosa e dicendo che sostanzialmente la motivazione di questa cosa sembrava essere il fatto che c'era meno investimento in advertising. Invece il problema non era al numeratore, ma era al denominatore. Semplicemente le persone stavano 4 ore in più connesse, quindi raggiungere 1.000 persone era più facile perché c'era più gente su Facebook. Quindi il punto, cioè, questo per dirti cosa? Per dirti che non, è giusto non smettere di comunicare,
Quello che però, a mio parere, è sbagliato è intraprendere un'ottica di real-time marketing, tutto sommato stucchevole, perché il real-time marketing, a mio parere, se lo può permettere il first mover, no? Quindi il primo che lo fa bene. Però poi il real-time marketing diventa una cosa abbastanza noiosa, perché il terzo che stacca i loghi dopo che l'ha fatto McDonald's e Audi, a me non aggiunge niente, perché non è il brand che sposa una filosofia, cioè semplicemente è uno scimmiottare qualcosa che si è già visto. Quindi secondo me non mi tocca. Piuttosto avrei preferito veder partire dal tono di voce della marca solito, che può essere scherzoso, educativo, e a veder mantenuto quel tono di voce. Cioè quasi quasi preferisco che un'azienda cambi poco la sua comunicazione, che mi racconti quello che mi raccontava prima, prendendo atto di quello che si può fare, ma che sia sulla dimensione funzionale del prodotto. Questa è un po' la mia idea. E invece per quanto riguarda i casi B2B, io ne racconto sempre due, ma boh, magari mi soffermo di più su uno che ho visto funzionare perché è una cosa interessante, ed è un'azienda che ho seguito qui vicino a Rovigo, che è un'azienda che fa consulenza alle gelaterie, no? Quindi è un'azienda B2B, dico, di consulenza di servizi, e loro quando siamo entrati in contatto mi hanno detto: Giorgio, diamo i soldi della fiera che mettevamo nella fiera, li diamo a te. E poi in realtà hanno scoperto che dovevano mettere sia i soldi della fiera che a me. Praticamente perché il valore di un progetto B2B è semplicemente quello di rafforzare le singole leve, il singolo piano mezzi, quindi i canali di comunicazione, e spingere veramente in maniera forte su questi canali. Quindi quello che io posso dirvi è che lì si sono generati veramente dei lead di qualità, si è fatto molto valore, ma facendo cosa? Un lavoro lungo 3 anni, che è partito dal rebranding, è partito dalla rilavorazione di tutto il sito web, da un'ottica product oriented, da un'ottica client oriented, quindi prima era i nostri servizi, poi è diventato cosa possiamo fare per te, quindi i tuoi bisogni, le tue esigenze, poi si è lavorato le campagne, poi si è andati in fiera insieme, poi si è lavorato un e-commerce interno, quindi si è fatto di tutto sostanzialmente, e questo però ha permesso all'azienda di ripagarsi gli sforzi di marketing e pure la consulenza mia, quindi è uno dei casi più belli. Invece a livello più grosso, eventualmente vi parlo un'altra volta, ma soprattutto anche adesso, di SAS, che è un cliente grandissimo che ho seguito, proprio sul tema della data visualization. No, no, se ne vuoi parlare velocemente, parlane pure. Dai, Velocissimamente, interessante, Sas. il discorso lì era anche in questo caso tra i first mover, quindi abbiamo lavorato molto questa academy digitale fatta di ebook sostanzialmente. Quindi una politica di inbound marketing con scaricamento di contatti, generazione di contatti da lavorare in ottica appunto di ebook, ma anche in ottica di evento. Loro fanno un evento bellissimo che si chiama SaaS Forum ogni anno a Milano, e quindi l'evento, piuttosto che gli ebook, piuttosto che le richieste pure, generavano un database tutto da lavorare. La cosa più bella che vi posso raccontare, che sto vedendo fare anche nel mondo dell'automotive con un ufficio che si chiama BDC, Business Development Center, è il fatto che non è più il sales che lavora il lead, ma è un ufficio di qualifica del marketing, quindi un call center di marketing intelligente, strutturato, che qualifica il lead e lo passa al sales più adatto a lavorare quel tipo di lead. Quindi lì si è passato al go to market, una lead generation di qualità, e tutta questa cosa qua, passatemi il termine, è passata molto poco dai social. Quindi è passata molto di più dal motore di ricerca puro, dagli eventi, da contenuti informativi, educativi, e i social hanno avuto un ruolo molto alto. Quindi quando io sento dire che i social pesano il 30-50% della strategia di marketing, per me no. Perché no? Mentre veramente l'ultima domanda che ti faccio, il caso su cui non hai riuscito, non sei riuscito a trovare una soluzione, la cosa più difficile che ti sei trovato a dover gestire? Più di uno sicuramente in cui ci siamo schiantati 200 all'ora. Mi viene in mente di a primissimo acchito un brand che vendeva materassi e aveva sia come quindi vendeva materiali per il sonno, tendenzialmente aveva clienti sia nel B2B che nel B2C, e noi siamo partiti con una grinta incredibile. Poi mi è venuto in mente anche un'altra, e totalmente fallimentare il progetto, perché il prodotto non era conosciuto, quindi non c'era brand. Nel momento in cui tu fai campagne su un prodotto dove non c'è brand, disastro assoluto. Seconda cosa, una volta ho creato un portale, ed erano 10 anni fa, non di meno, per la ristorazione,
si chiamava Ristoranet, quando siamo il mio cliente, e ci siamo schiantati 200 all'ora, sia io che lui, perché i ristoratori a quel tempo non navigavano. Quindi tendenzialmente in un primo caso esisteva materassi, esisteva la domanda di mercato, ma non c'era fiducia nel brand. Bisognava andare in televisione, bisognava andare a far rumore a livello molto più alto. Secondo caso, il target non era pronto e in entrambi i casi sono stato scemo io, perché consulente ero io, quindi in realtà mi sono proprio schiantato con i miei clienti, però si dice a volte vinci, a volte impari, quindi abbiamo imparato un sacco. Beh, tu hai parlato di materassi, mi hai alzato l'assist e racconto anch'io un caso piccolissimo per quanto riguarda noi, lo racconto sempre a chi ci conosce perché ci ha un po' illuminato e anche questo è un nostro contributo al marketing B2B di un'azienda di materassi. Durante una fiera, un grande produttore di materassi mi chiese: ma lei è in grado di darmi l'elenco degli hotel dove si lamentano dei letti di Milano? Perché poi io vado a vendergli i materassi. Ecco, questo mi ha fatto capire come in realtà, certo che siamo in grado, cioè siamo in grado perché semanticamente andiamo a leggere tutti i commenti, le recensioni e capiamo quali sono gli hotel di cui si lamentano maggiormente dei letti, dello staff, della colazione e così via. E questo ci ha acceso delle lampadine. Quindi per noi è stato un po' un'illuminazione nel provare a trovare e a fornire questo tipo di aiuto a tutte le aziende B2B che hanno bisogno di dati ed è quasi molto vicina, come dire, è uno step prima della lead generation, no? Quindi io ti dico chi potrebbe aver bisogno dei tuoi servizi, poi tu devi contattarlo in qualche modo e questo l'abbiamo fatto con questo produttore di materassi, l'abbiamo fatto con una compagnia telefonica sulla qualità del wifi e così via. Ed è interessante, quindi è un modo di usare i dati anche super semplice, perché io ti dico soltanto, beh, questo i suoi ospiti, ti dico a te, albergatore, ma lo dico anche ai tuoi fornitori, che i tuoi ospiti si lamentano dei letti. E quindi, ecco, è un'informazione. Quanto è preziosa questa informazione, secondo te? Allora, questa informazione è strapreziosa. Quello che ripeto anche rispetto al concetto di prima, che sicuramente induce la demo, è proprio il tema dell'intuizione, no? Cioè, quando tu hai un'informazione di questo tipo, hai le porte spalancate, perché poi ti è facilissimo mandare una lettera di carta con semplicemente il numero, no? Delle persone insoddisfatte dei tuoi letti, dire come quella di V che gira, no? Del cieco e che arriva il marchettaro fuori dalla metro che cambia il cartellino del cieco che chiede l'elemosina e dice pensa se succedesse a tuo figlio, poi forse non è la persona non vedente ma in realtà è una persona, un homeless, una cosa del genere, però c'è questa storia. E quindi il punto chiave è pensa se i tuoi letti fossero davvero confortevoli. E il punto chiave è proprio trovare quel punto di trigger, perché io quello che dico sempre è che il marketing, cioè i consulenti di marketing sono scarsi. Cioè noi siamo tutti estremamente scarsi perché andiamo ad applicare delle medicine preconfezionate, come possono essere tranquillamente quelle di le quattro campagne, letto di social media marketing, cioè sono proprio quelle tre cose. Invece è proprio questo elemento qui di ragionamento, cioè quando si parla di strategia è proprio un'analisi di questi pain point che è un po' torna a quello che ho mostrato prima io, no? Sulla awareness, questa parte qua. Questo è quello che secondo me, quindi è super importante. Credo che non ci sia ancora una meccanica agile per arrivare a queste cose. Sono imprenditori illuminati che si appoggiano cioè di solito nasce da una chiacchierata, no? Come quella che potremmo fare io e te, però Esatto. magari le nostre aziende non hanno ancora trovato un metodo analitico che sta prima del piano di marketing, no? Cioè viene, quindi è un metodo di analisi della struttura del bisogno, sostanzialmente. Ecco, questo è esattamente quello che vogliamo fare noi, analizzando i dati disponibili online ed è un pezzettino di quello che stiamo facendo e credo che sia. Concordo con te, tra l'altro ti approfitto per farti l'ultima domanda, chiudendo su questa cosa. Non so se Leo è sparito, è svenuto, comunque Non sono qua, sono questi qua, ripalesi sono qua. ci Vi salutiamo alla fine, salutiamo alla fine. Non ascolto so se Leo tu hai qualche altra con domanda da fare. Ti hanno fatto i complimenti per le chitarre nel frattempo. grande. Eh beh, sì, va. Se vuoi, poi facciamo un webinar sulla storia di tutte queste chitarre, però ci Sì, vuole è scritto 3 ore. Nico dicendo che le chitarre erano più stilose del logo. E ci sta. No, Comunque, non so se tu hai qualche vabbè. domanda, se no chiudo io. Vai pure, se hai.
No, io volevo solo fare una considerazione più che una domanda, no? Oggi noi assistiamo a una separazione sempre più importante tra chi usa un approccio, diciamo così, data-driven, o comunque prova a utilizzare un approccio data-driven, ed è chi se lo può permettere sostanzialmente, a parte il caso dei O chi lo materassi, capisce? ma tipicamente. Scusa? O O chi lo capisce? A proposito chi di lo fattore capisce, culturale. certo, però tipicamente questa è una cosa che adesso noi, parlo dell'esperienza nostra, vediamo per esempio nel settore bancario, nel settore finanziario, nel settore real estate. C'è molta domanda di questa cosa qua, no? Che poi è anche un modo per orientare, diciamo così, la generazione di domanda sui propri servizi, la valutazione dei lead, la valutazione, migliorare, diciamo, la parte commerciale, valutare meglio quali sono le opportunità, valutarle su cose concrete. Ti chiedo, secondo te, arriverà mai la democratizzazione di questa cosa? Perché io ho la sensazione che sì, ci sono sempre più realtà che si affacciano a questa cosa, mi ricollego anche alle domande che facevamo prima, ma non vedo ancora la cultura, che serve a fare questa cosa. E paradossalmente penso che il Covid un po' forzi le aziende a cominciare a farsi delle domande su questo tipo di cultura, no? Sulla cultura dei dati, sulla cultura del orientarsi a fare meno cose facendo delle grandi assumption che quando sono fortunate vanno bene, quando non sono fortunate non vanno così bene. Leggevo l'altro giorno, non mi ricordo su che social, c'era una domanda di una grande azienda che un CEO domanda a un altro CEO, dice: "Ah, bella tutta la digital transformation che avete fatto, chi vi ha aiutato? McKinsey, BIP?" No, ci ha aiutato il Covid, perché in realtà adesso le aziende gioco forza devono fare questo percorso di digital transformation molto molto rapidamente per tutti i motivi che sappiamo. Quindi ti domando: il Covid può essere un fattore in questa democratizzazione del data-driven marketing, ma in generale delle data-driven operations? E poi ti chiedo anche se tu vedi, quando vedi questa democratizzazione, succedere, se la vedi succedere. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, e tra l'altro io pensavo di venire a fare il webinar facile, che sono le domande più complicate del mondo. Allora, la risposta sul Covid sarebbe sì, ma non è sì, per quanto mi riguarda. La mia risposta è dipende dalla fase 2, perché se le cose torneranno a bene o male come prima e avremmo perso 2 mesi e mezzo, 3 mesi di fatturato lavorando ad agosto, secondo me non ci sarà nessuna spinta culturale, nel senso che l'unica spinta culturale è quella che poteva esserci anche prima e può anche essere che la gente abbandoni quei mezzi di e-commerce che sta costruendo di fretta e furia e quei nuovi approcci al dato, perché se torna tutto come prima è molto comodo non cambiare, cioè essere costretti a cambiare è una cosa che è fastidiosissima, che dà fastidio a tutti, quindi non è così detto che il Covid ci lascerà data scientist per strada. Io non la vedo assolutamente così. Quello che vedo però è che anche prima era cominciato in azienda una internalizzazione delle aziende di alcune competenze oggi commodity come il social media marketing o il pay per click di base. Questo significa che in agenzia si liberano dei posti e si commoditizzano anche delle tecnologie. Mi riferisco ad esempio a roba come Kikkoboard o quelle board di analisi di Data Viz, no? Automatico, mi riferisco a Data Studio di Google, che sono delle tecnologie che ci stanno portando verso una necessaria cultura del dato. Perché? Perché sono i mercati anche delle Big Five, le grandi agenzie, WPP, che nel momento in cui iniziano a spingere loro nei loro convegni, seminari e quant'altro, cultura, lì può succedere qualcosa. Quindi, a mio parere, sì, succederà. Succederà però grazie agli untori, quindi ai player che anche prima avrebbero potuto farlo succedere, perché secondo me
l'analisi del dato è il nuovo campagna di Google, non tanto perché la trasformazione digitale verrà grazie o per motivo in qualche modo del Covid, però è veramente un mio pensiero. Se invece a novembre siamo ancora qua con mascherine e lockdown, in quel caso lì allora il tema sarà forte. Qual è l'ultimo punto su cui poi mi taccio? È il tema che sicuramente avendo meno soldi sarà necessario un efficientamento. Come si riesce ad efficientare buttando via meno denaro? Quindi questo, la spinta potrebbe essere veramente quella del customer wallet, cioè D'accordo. dell'efficientamento, il tema dello spendere meno per acquisire utenti. Grazie. Figo. Figo, figo, figo. Queste domande non le facciamo, ok, lasciamo perdere. Questa ti faccio l'ultima e chiudiamo. Abbiamo già sforato abbondantemente. L'ultima domanda è, tu hai chiuso la presentazione dicendo che è ovviamente un fattore culturale. Ti torna? Ok. Quindi la domanda che io ti faccio, ma che l'ha fatta anche una persona, è: e quindi come si cambia la cultura? E La cultura si cambia 30 con secondi, l'educazione. Si cambia con l'educazione, nel senso che il punto non c'è gara, ok? Non c'è gara lì, bisogna insistere, battere, ma poi si cambia anche con il cambio generazionale delle persone, perché secondo me si cambia di più quando io vado all'università o ai master, post laurea, a raccontare che questa roba è importante, e poi quando i junior diventano senior e diventano manager avranno quella cultura là. Quindi la cultura si cambia aspettando. Bene, Tiziana ci ha abbandonato perché ha detto che aspettava la ricetta del pane e tu non l'hai data, quindi ha detto ok, vi saluto, voglio vedere il pane. Non so se ci vuoi far vedere l'alveolatura in chiusura della pagnotta di oggi sui social, che tanto lo so che hai il controllo. Questa è la mia mezza pagnotta, questa è la mia. Ecco, Meraviglioso. questa immagine, diciamo abbastanza, con questa immagine possiamo chiudere qua. Pieno. Grazie Giorgio, grazie Leonardo, grazie a tutti Grazie a voi che ci tutti. avete seguito. Mandateci pure Ciao. altre domande, se volete le giriamo a Giorgio che sicuramente le ignorerà. A presto, ti invitiamo qua anche per la prossima volta. Grazie, grazie a tutti. Ciao, Ciao. buona serata. Ciao, grazie.